dobbiamo avere il coraggio di dire alcune cose come stanno, con tutta la simpatia che si può avere per l'amico che ho qui di fronte. Allora, a me starà benissimo di riempire l'Italia di moschee quando qualcuno che è diventato musulmano potrà considerare la moschea come la qualsiasi altro tempio di qualsiasi altra religione, nella quale si può entrare e si può uscire. Appena qualcuno che è musulmano potrà liberamente convertirsi al cristianesimo, al buddismo, allo shintoismo, senza essere sanzionato con una fatwa, cosa che l'amico conosce bene, vorrà dire che l'Islam è diventato una religione come tutte le altre e rispetto alle quali ci si può rapportare come a tutte le altre religioni, come all'induismo, come al buddismo, come al cristianesimo nelle sue declinazioni, come all'ebreismo. Il problema è che l'Islam è innanzitutto, e l'amico lo sa bene, un grande sistema giuridico. Essendo un grande sistema giuridico, un sistema per il quale l'adulterio non è un peccato, ma è un reato. Quando l'adulterio cesserà di essere un reato e sarà un semplice peccato della coscienza, vorrò riempire l'Italia di moschee. L'altro principio è il principio della reciprocità. Il mio pensiero non può non andare ai miei 700.000 fratelli cristiani assiro-caldei, vittime di un genocidio che 100 volte Srebrenica, per il quale abbiamo processato Karadžić, e che sono stati massacrati nel nord dell'Iraq, in Siria. Provate voi ad andare in una di quelle terre a costruire una chiesa cristiana, e vedrete che cosa accade. Quando tutto questo sarà possibile, riempiremo l'Italia di moschee. Vado da Giulietto Chiesa.